Tanti auguri e benvenuti alla fantastica puntata di Natale del Vlog Show prima del 2017, perché poi nel 2017 saremo tutti quanti più vecchi e io sto già arrivando con la barba di Babbo Natale. Oh, perché c'è la puntata nuova del Vlog Show? Per un sacco di cose. Prima vi dico le novità. La novità è che anche questa puntata serve solamente per le domande. Oh, se mi avessero sotto partite con le domande, fate tutte le domande, dice qual è il colore preferito, che mutanda hai comprato a Natale, che dolce hai mangiato e perché ti fanno male i denti. Queste sono tutte le domande che potete fare e oltre alle domande che farete io risponderò molto volentieri nella prossima puntata. Come sempre le 5 più quotate, giusto? Ok. Oltre a questo vi voglio dire già in anteprima che ci sarà nel 2017 una collaborazione canora con il nostro Peter Ketchum, Gala Ketchum Hall, lui li prenderà tutti, salutiamo Peter Ketchum. B, ci sarà una collaborazione artistica e uscirà anche un'intervista con Marionetta Matta, che chi non lo conoscesse è un fumettista, è uno che disegna, io canto, lui disegna e facciamo una fusion insieme nel 2017. C, tu dici perché dici le lettere e fai il numero, perché sono cazzi miei, allora C, la cosa importante è che nel 2017 ripartiremo con tutto il programma delle fiere e la fantastica offerta dedicata ai biglietti non finirà, quindi per le altre date che faremo in giro per l'Italia continueremo a mettere i biglietti in palio. Molti di voi staranno pensando che è macello riuscire a portare 5 iscritti, tranquilli perché poi i biglietti aumenteranno da 10 fino a 50 in tutte le città d'Italia e verremo anche a trovare voi, anche quelli che stanno a Bassano del Grappa, va bene, giusto, anche a Bastia Umbra, anche a Grotte Santo Stefano, che non ci faccio concerti ma ci abito, almeno sapete. Qual è un'altra novità importante? È che nel 2017 ci sarà una grandissima, fantastica, una nuova rubrica. Però qual è la cosa bella? È che la rubrica la decidiamo insieme. Qui c'è la pausa. Non devi tagliare, Gilda. La decidiamo insieme, sì. Allora, io ieri notte mi è venuto in sogno Babbo Natale e abbiamo deciso di fare una rubrica nuova per il 2017, per tutti i fan, fantastica. La prima idea che ho io si chiama Hit of the Moment, oppure Hit of the Week, oppure Moment Hit, oppure qual era, Gilda, il tuo nome? Ah, Hit the Moment, che sembra tipo Moment Hit, ok? Il pezzo del momento, ok? Ora vi spiego un attimino quello che succederà. Allora, io prenderò in considerazione tre classifiche molto influenti per la cultura musicale italiana, che sono quella di RTL 102.5, perché è la radio più ascoltata in Italia. Ovviamente abbiamo escluso Radio Italia perché sono tutti pezzi in italiano e quindi non avrebbe senso riadattarli in italiano. Quindi, RTL 102.5, la classifica internazionale di MTV e la 50 Song di Radio DJ. Quando io andrò a scegliere il pezzo, guarderemo le top 3 di queste tre classifiche e se nelle corrispettive classifiche corrisponderanno più o vari pezzi, verrà prodotta il pezzo del momento, che ovviamente non è in lingua italiana, ma io lo farò in Italian style. Questa è la prima idea. Bam! Seconda idea. Noi entriamo nel mondo del cinema, le colonne sonore più belle del cinema, tipo, vi faccio un esempio, tipo il Titanic, la canzone più famosa del Titanic che è di Celine Dion, io, se voi la sceglieste, la dovrei fare in Italian style, e questa è la seconda rubrica, quindi Hit of the Week, Hit of the Moment, oppure andiamo nel cinema. Terza opzione, la più difficile di tutti, la terza perché a Natale è un macello, mi do la zappa sui piedi, le serie TV. A chi piacciono le serie TV, io sono innamorato di Gotham e tipo solo per il pinguino, anche se per un secondo me l'hanno fatto diventare gay. Ok, le serie TV, noi sappiamo che le opening, le sigle delle serie TV spesso sono strumentali e quindi è un macello, ma per fare una cosa strana noi creeremo un beat su quella strumentale dell'opening della serie TV e ci faremo un rap dedicato alla serie. Quindi, quale di queste tre vi piace di più? Per ricapitolare, bam! Domande, fate le domande e sotto quotate qual è quella che vi piace di più, perché nella prossima puntata le 5 avranno una risposta. Bam! Seconda opzione, dovete dirmi anche quale di queste tre rubriche che ho pensato vi piacerebbe vedere realizzarsi nel 2017
E per chiudere la puntata e per dare un grande augurio fantastico in mezzo agli alberi di Natale e le scale del secondo piano, io voglio dirvi una cosa fantastica. Prima di tutto voglio ringraziare tutti quelli che stanno spammando la mia sigla di Dragon Ball Super sul web, perché è arrivata in tutto il mondo, ormai è arrivata anche in Italia la serie, finalmente in italiano, ma hanno lasciato la sigla in giapponese e tutti quanti tristi. Giorgio Vanni ha fatto la sua sigla, io farei tanti auguri a Giorgio Vanni, una leggenda, l'ha fatta, è bellissima e dice Kamehameha, ok? E siamo tutti Super Saiyan. Però nel web stanno uscendo 8.000 versioni della mia sigla di Dragon Ball Super senza che ci sia io come faccia. Quindi è stata fatta una sfida, mi hanno detto, visto che dopo che è stata fatta Fairy Tail in italiano, molte persone continuano ad ascoltare la mia versione, che non è quella ufficiale in TV. Adesso è uscita la sigla di Giorgio Vanni e in Italia è rimasta quella giapponese. Quindi molte persone hanno preferito il mio adattamento di Dragon Ball Super. Qual è la sfida della chiusura del 2016? Torniamo quando avevo 9 anni ed è la sigla di Sailor Moon Crystal. Molti di voi già l'hanno sentita, anche quella è uscita già su Rai Gulp, molti di voi già stanno guardando la serie e io il giorno 31 farò uscire il mio adattamento di Sailor Moon Crystal. Poi sarà a voi decidere quale è più bello, se la mia o quella originale italiana. Va bene? Quindi, dopo Fairy Tail, dopo Dragon Ball Super, io tornerò all'età dell'infanzia in cui guardavo Sailor Moon solamente per le trasformazioni. Il 31 uscirà l'adattamento. Va bene? Questo è il vlog show. Abbiamo capito. Domande. Quale rubrica volete nel 2017? E siamo pronti per la sfida del 2016. Tanti auguri. Buon anno. Tanta cioccolata. Curate i denti. E viva sempre le trasformazioni. Ciao.